Bravissimo nella multidisciplina, molto bravo anche nell'atletica e nelle gare su pista. Andrea Ribatti lo ha confermato lo scorso fine settimana a Rieti in occasione dei campionati italiani allievi. È salito sul gradino più alto del podio come da pronostico sui 3000 metri, polverizzando con il crono di 8:26 il precedente personale sulla distanza, e il giorno successivo ha vinto anche l'argento sui 1500 nella rassegna tricolore. Non è stata una sorpresa per me. I risultati che abbiamo ottenuto sono stati la conseguenza di una programmazione che è partita dal momento in cui mi sono fidato dei miei allenatori, Paolo Musti, Gaetano Di Pace e Antonio Fusco, quali ringrazio. E, naturalmente le competizioni ad alto livello sono segnate da moltissime variabili, le quali mi hanno segnato negli anni scorsi, ma quest'anno sapevamo di avere quella marcia in più per essere, insomma, al top. Diventerà maggiorenne soltanto a marzo del prossimo anno, ma ha già dimostrato il suo enorme potenziale. L'atleta andriese, portacolori della Oltre Sports Barletta, avrebbe anche il minimo per partecipare agli europei Under 18. La rassegna continentale, programmata già per lo scorso anno, è stata però prima posticipata al 2021 e poi definitivamente annullata per Covid. Ribatti avrà comunque modo per centrare una nuova maglia azzurra. Rappresentare l'Italia sarebbe la gioia di qualsiasi atleta. Naturalmente il rammarico è grande, però sappiamo che non sarà l'ultimo occasione, quindi non mi recrimino niente e spero nel futuro. In arrivo per lui c'è una nuova esperienza sul palcoscenico nazionale. Nel prossimo fine settimana infatti ci sarà il campionato italiano di triathlon giovanile a Lovadina di Spresiano in provincia di Treviso, perché Ribatti corre veloce ma sa andare forte anche in bici e a nuoto. Siamo in lizza per le prime posizioni, purtroppo per via del Covid non ci siamo potuti preparare benissimo nel nuoto. Però di sicuro abbiamo i mezzi giusti nell'ultimo periodo per confermarci anche lì. Siamo fiduciosi e ci proveremo. Un giorno, chissà, sarà chiamato a scegliere tra atletica e discipline multiple. Per il momento l'Andriese vuole essere protagonista su più fronti. È una domanda che alla fine mi stanno ponendo tutti, ma che alla quale è difficile dare una risposta. Al momento, guardando anche le statistiche degli ultimi anni, nel podio del mezzo fondo ci sono quasi per la maggior parte triatleti, quindi perché non continuare a fare entrambe le cose fin quando si riesce?